teatro, tra l'altro, raccontano una storia che si svolge in una casa di riposo, ma è una commedia divertentissima. Due grandi, grandissimi attori italiani. Davvero è un onore averli qui oggi pomeriggio. Vogliamo scoprire insieme di chi stiamo parlando, grazie a queste immagini che ci svelano anche qualcosa in più sullo spettacolo. Diabete mellitus. E ha qualche disturbo anche lei? Sì, un disturbo anche abbastanza noioso. Mi sono preso una forma virulenta di vecchiaia. Ha mai giocato a gin? Credo di aver fatto gin. Gin. Ho fatto gin. Prima ha detto che lei non aveva mai giocato a gin, o sbaglio? No, ma è stata lei a dirmi che si può chiudere calando. Allora, li avete visti Valeria Valeri e Paolo Ferrari. Benvenuti nei nostri studi. Buon pomeriggio e benvenuti. Abbiamo visto delle immagini di Gin Game, che è in scena al Teatro Nino Manfredi di Ostia fino al 28 aprile. E già da queste poche immagini abbiamo iniziato a sorridere, a ridere, anche se appunto si toccano nello spettacolo anche temi importanti. Sì, ci raccontate brevemente, insomma, di che parla questo Gin Game? Ma mi pare che l'abbia fatto lei, già non c'è molto da aggiungere. No, c'è da dire che poi questi sono molto simpatici, ma non è che sono stati tanto buoni. Quindi c'è un lato un po', c'è un lato un po' amaro anche, sì. E insomma, non è proprio una commedia comica, ecco. È una commedia con un riso. Ci sono delle situazioni, il famoso riso amaro. Molto, ci sono delle situazioni molto comiche, perché quante partite facciamo? Non mi ricordo. Un'infinità. Un'infinità di partite, le vince tutte lei. Quindi. Anche se in realtà lei non sapeva giocare. Dice. Però. E questo già cominciamo. È proprio una testimonianza di come le donne, ed è anche giusto, io sono un femminista accanito, ci prendono proprio da tutte in le giro, parti, diciamo. Come vogliono, sì, e sì, quando vogliono. Ma è anche giusto, ripeto, io sono un femminista accanito, le donne sono infinitamente più importanti di noi, sì, non solo perché creano o procreano. No, ma lui le ama proprio, le ama. Siete tornati a fare questo spettacolo dopo 20 anni. L'avevate fatto 20 anni fa e adesso avete scelto di rifarlo. Che vuol dire che anche 20 anni fa non è che fossimo ragazzini. Vabbè, però. Questi anni che passano funzionava anche allora, insomma. Funzionano anche 20 anni fa, però. Secondo me non che per lei. Lei se li aumenta perché vuole sembrare più grande, si sente più importante, ma in sostanza è una ragazzina. Magari. In realtà, ma si vede da come parla. Si vede. Che si aumenta gli anni. Si vede che ho 91 anni. No, non si vede per niente. Sì, ma ci tiene per a niente. Dirlo. No, è poi una cimenteria. Ma ha ragione a tenerlo a dire. Sì, ma dovrebbe dire la verità, se li cala. Se li cala o se li aumenta? Ma secondo come le gira? A seconda. Sì. No, non mi ricalo mai, non è vero. Che è cambiato rifacendo lo spettacolo rispetto a 20 anni fa? Nel teatro, in voi, nel vostro rapporto? Ma ci siamo ritrovati subito, trovo, non c'è differenza, no? Ma no, è cambiato. La cosa interessante è constatare sera per sera come cambia il pubblico, come cambia il gusto del pubblico, come cambiano. Cioè, sempre più donne vengono a teatro, ormai. Gli uomini vanno alla partita oppure fanno la scudetta, insomma. Però i tempi, i ritmi e la maniera di poter aggredire teatralmente parlando il pubblico non sono mai cambiati, e l'esperienza ti insegna a renderti conto immediatamente dal primo impatto che hai, dalle prime battute, se è un pubblico al quale puoi concedere, oppure devi stringere i tempi, oppure devi allentarli. E questo è interessante, fa sì che non sia routine, insomma. Ecco, che non sia sempre lo stesso. No. Già, ma perché vengono soltanto molti più donne a teatro che gli uomini? Non è mica carino questo. Effettivamente no. E di che età vengono? Di che età è il pubblico? Insomma, avanti negli anni. Sì, 20, insomma, quelli che vengono per me hanno più o meno un'età, insomma, intorno ai 70, 80.
Sì. E quelli che vengono per lei? Beh, sono ragazzi che guardano. Ah, è Valeria Valeri, guarda com'è bella. Guarda. Ma che fa? Prende in giro? No, non mi ritengo tale. Vogliamo vedere una scena, delle scene dello spettacolo proprio nei momenti in cui giocate a carte, visto che fate tante partite. E poi parliamo con voi e anche con voi a casa delle case di riposo e dei temi anche seri che vengono fuori da questo spettacolo. Sì. Guardiamo. In questo posto io non sono mai riuscito a trovare qualcuno con cui scambiare due parole in maniera decente. Lei è la sola persona con la quale io riesco a parlare, no? È terribile, lo so, uno pensa che dovrebbe essere facile parlare con qualcuno in un posto così pieno di gente. Per amor del cielo, metà sono catatonici, quelli che parlano ti fanno rimpiangere quelli che stanno zitti. Sì. E i lamenti? No. Ah, Dio, ma che brutto mal di schiena oggi! Stasera non vedo da qui alla porta. Ho male all'orecchio! Per questo zoppico. E l'infermiera che ti rivolge la parola come a un bambino ritardato. Ah, cioè per quello io non prendo mai la mia medicina. No, è sempre la nostra medicina. E adesso qui abbiamo la nostra medicina che ci aspetta, signora Dossi. Buona, eh? Eccoci qui, insomma, la solitudine. Cominciano a parlare dicendosi riesco a parlare soltanto con te, eppure è strano in questo posto pieno di gente. Eh sì, la solitudine, i vecchi sono soli la maggior parte della volta, insomma. Questa è la tristezza, no? Si partecipa. Ma non è il caso nostro, perché noi con i mestieri che facciamo non abbiamo molta esperienza in materia, insomma, no? E i personaggi invece dello spettacolo che storie di solitudine raccontano? E invece i personaggi sono soli, non hanno più famiglia, io ho tutta una mia storia tristissima con un figlio, lui addirittura non vede più i figli da tanto tempo, quindi sono proprio soli. Sì, ma la commedia è molto interessante. È una testimonianza anche del fatto che il gioco può essere veramente demoniaco. Perché due persone in una casa di riposo dove potrebbero, come lui dice, come il mio personaggio, lei è la sola persona con la quale riesco a parlare, che potrebbero veramente farsi compagnia, cominciano a giocare, lei vince una partita dopo l'altra e diventano due nemici, veramente nemici. Lui diventa isterico più di quanto non lo sia normalmente e lei senza nessuna pietà proprio. Sì, e questo può essere, insomma, può far riflettere, insomma. Se non si riconosce la superiorità delle donne nei confronti dell'uomo. Beh, non è solo quello, insomma, se non si accetta, se non si vuole condividere anche, no? Sì, ma bisogna essere in grado di accettare la loro superiorità, sono loro che ci mettono al mondo, sono loro che... Io sostengo sempre che se fossimo noi a partorire, saremmo in 22, 23 in tutto il mondo. Tutto il mondo. Sì, una volta fatto, una volta basta, non se ne può più, uno si ferma, troppo dolore, troppa responsabilità. No, io ripeto, sono... Diceva però prima, signora Valeri, che questi personaggi non sono molto buoni. Ma no, insomma, non è neanche... Insomma, le cose non è che sono andate molto bene per loro nella vita, hanno fatto una vita piena di complicazioni, rapporti sbagliati con i figli, ma molte volte loro sono colpevoli di questo rapporto difficile con i figli, come qualche volta accade anche. Quindi c'è questo tipo di amarezza, di certo fallimento, no? Però poi alla fine loro c'è un'intesa, alla fine non è che finisce che si odia, alla fine lui si sente addirittura male, lei già gli dispiace, insomma. Si crea anche un rapporto di amicizia. Un rapporto pieno di sfaccettature, sì. Voglio dire. Però, insomma, ripeto... È una commedia molto intelligente, molto, molto, che tocca nel profondo, capisci? Ed è divertente e tragica nello stesso tempo. Abbiamo parlato di figli, di gioco, abbiamo parlato di nuovo dello spettacolo. Guardiamo ancora delle immagini di Gene Game. Perché suo figlio non lo viene mai a trovare? Ma glielo ho detto, vive in California.
Credevo che avessi capito. Allora lei perché non si è scelta la sua casa di riposo in California? E comunque perché lei trova così normale che suo figlio non sia venuto neanche una volta a vedere, non so se lei sta bene, se è in posto abbastanza decente. Va bene, questo è un discorso che non mi va di affrontare. Questa sera vengono qui le dame del mattino radioso e io voglio parlare un po' con loro, mi interessa quello che dicono. Brava, vada. Se le goda tutte. Quanto vi assomigliano e quanto invece sono diversi da voi questi personaggi e anche la situazione in cui si trovano? Ma ho chiesto una domanda un po' strana. In certi casi io mi rassomiglio. In che cosa? Ma vorrei essere un'attiva, ecco, una che non si lascia, insomma. Mi vergogno un po' di dirlo. Che non si lascia vincere dalla... No, ma non sono cattiva. No, però insomma avere un po' di carattere serve. Ecco, sì. Mi sembra che lei l'abbia anche dimostrato, insomma, sì, con tutta la carriera, percorso, eccetera, senza carattere. Bisogna essere così, credo. Per forza. No? In che cosa invece... Ma mi appartiene abbastanza il fatto di non avere mai desiderato di essere il centro dell'attenzione. Di non essere protagonista, insomma, ho sempre camminato rasente ai muri. È una forma di timidezza morbosa che mi ha accompagnato da praticamente, insomma, da quando ho avuto l'età della ragione, mi ha accompagnato sempre per tutta la vita. Non parliamo poi della difficoltà del rapporto con l'altro sesso, insomma, con voi. Io non sono mai stato capace di fare la corte ad una donna, insomma. No, ma sì. Le donne l'hanno fatta lui la corte. Infatti. Quindi il problema non esisteva. No, però se lui se lo poneva. Sì, è stato. È proprio sento le voci come Giovanna d'Arco, nel senso che se dovessi dire come carina, lei è veramente molto carina, mi sento subito la voce. Ma chi sei? Ma guarda dello specchio, ma come ti permetti? E questo quindi, anche quando, insomma, all'apice della sua carriera. Sì, non c'è mai stato il fatto di dire eccomi qua, sono io. Sono arrivato sono io. Paolo Ferrari. Quando hai? Ma questo riguarda anche me molto, Ma non so se sia un bene questo. Ma però un po' una di certa, una certa, no, avere sicurezza in se stessi. Ma quella ce l'abbiamo però, perché in queste cose... Gli somiglio molto. La sicurezza sappiamo quello che possiamo valere abbastanza, però non farne sfoggio, ecco, questo ci accomuna molto. Io ho potuto constatare che questo mio modo di essere, che non è artefatto, sono così veramente proprio, così. Sono così, interessa un certo tipo di donna che incontra, e evidentemente non siamo in molti a essere così, non è un fatto di presunzione, insomma, che non ti fa la corte, non ti guarda subito in un certo modo, che non è cacciatore. E quindi questo ti permette di relazionare con donne, rispettandole tutte, ma con donne diverse, direi, con donne più interessanti, sono quelle che ti dicono, beh, meno male, almeno. Ogni tanto si incontra qualcuno che non ti mette subito la mano dietro, insomma. Ecco. Beh, Vito! Io volevo, come dire, fare una domanda ai nostri due ospiti su una grande attrice che ci ha lasciato da pochissimo, che è Anna Proclemer. Io immagino che voi l'abbiate conosciuta. La cosa che mi ha colpito molto è che, oltre a essere stata una grandissima attrice di teatro, insomma, ha lavorato anche in televisione, e oggi quasi tutti i quotidiani in prima pagina riportano la notizia della sua scomparsa, grandi dimostrazioni d'affetto. Questa cosa un po' mi ha colpito, perché poi anche, come dire, ultimamente non era, non si vedeva tutti i giorni in televisione, quindi questo dimostra anche un grande affetto nei confronti del mondo del teatro. Non so cosa voi pensate. Però è stata un'attrice molto importante, ha fatto delle cose meravigliose, è giusto che ne parli, no? È giusto. Sì, poi lei aveva un anno meno di me. 89 anni. Una lunga carriera, aveva 90 anni, quindi una lunga carriera pure lei, tante cose da raccontare, tante esperienze fatte,
è giusto che ne parli. Avete anche lavorato insieme? No, no, abbiamo fatto solo un viaggio in Africa insieme, come, così come amiche, ma non ho lavorato, non è mai capitato, no. Paolo Ferrari, anche lei, insomma, che ricordo ha di Anna Proglemi? Beh, devo dire, un ricordo abbastanza struggente, una persona molto, molto particolare, una persona che mi ha sempre molto emozionato, devo dire. Nonostante la mia timidezza, io mi sono avvicinato abbastanza a lei. Era una persona che mi piaceva molto e mi piaceva la sua energia, questa capacità. Come dire, di fronte alla camera ardente, vedere dei volti sorridenti, non abbiamo visto delle scene, come dire, di tristezza. Questo vuol dire quello, come dire, forse aveva ragione Fabio. Abbiamo visto delle persone commosse, però. Le persone commosse, però. Comunque è stata una prova generale questa. Certo, però. No, una prova generale, dico, per me e per. No. Però aveva ragione Fabio, nel senso che rimane il patrimonio dell'artista. Sì, l'artista, molto, come dire, mi piace resta. Molto questa cosa, questo riconoscimento, moltissimo mi piace. Non pensavo che potesse esserci. Perché noi attori di teatro non è che siamo poi così, così famosi, così popolari. Invece poi ci hanno dimostrato e che... Invece no, mi fa molto piacere che Anna abbia avuto questi riconoscimenti, molto, molto Io piacere. Ricordo quello che diceva Zeffirelli quando erano in scena la Proclaimer e la Rossella Falk. Dicevo, non vi preoccupate di come recitate, la gente viene solo nella speranza di vedervi litigare. E c'era una parte di verità, insomma. Però poi l'affetto è rimasto ed è tantissimo. Certo. Le persone che raccontavano saremmo cresciuti con la sua interpretazione. Poi sì, dalla prima volta che l'abbiamo vista siamo voluti tornare a teatro. Sì, immagino anche che lei questo per tanti anni, questo capiti anche a voi. Lei, perché insomma chi vi ha visto all'inizio voglia continuare a venirvi a vedere. Eugenia, posso fare una domanda ai nostri ospiti? Perché vi dico una mia sensazione, poi non so se voi avete la stessa sensazione. Io mi sento identico a come, io adesso ho quasi 40 anni, però identico a quando ne avevo praticamente 18. Io non so, ma è la stessa sensazione anche con andare avanti negli anni? Beh, 40 e 18 non c'è mai questa grande lontananza. Però insomma uno sempre, ma sì, certo, anch'io mi sento giovanissima dentro, no? Anche se stanca, però è piena di entusiasmo. No, ma lei non fa testo, lei è un'aliena. No, perché se lei è umano, ci penso. Come si sente invece? Io che sono umano mi sento... No, io sento gli anni che passano. Sento gli anni che passano anche perché è inevitabile pensare che a un certo punto abbiamo un appuntamento inderogabile. Appunto, dico, è stata una prova generale questa. E no, quindi... specialmente per me, siamo lì. Ma non pensiamo a queste cose no, adesso. Speriamo tra l'altro... Siamo molto contenti di questo riconoscimento. Di venirvi a venire a teatro per un altro bel po' di tempo. È un giusto riconoscimento, è stato un giusto riconoscimento. Molto contenta, mi piace molto. E sono anche un po' meravigliata perché, insomma, il teatro di prosa non è così comune, così... insomma... La gente lo ignora molto, molto, la maggior parte... delle persone lo ignorano qui da noi in Italia, dico. Volevo anche tornare un attimo a come avevamo aperto la puntata dicendo questi anni che volano, che a un certo punto uno si accorge che tanto tempo è passato. Sì. E quasi è stato un battito d'ali, è stato velocissimo. A voi capita questa sensazione? Ma mica tanto. A me sì, molto, molto, ed è per questo che ho deciso di fermarmi. No. Proprio, sì, ho deciso veramente di fermarmi. Ha detto di no lei però. No, ma lei perché non lo crede, ma è la no, verità. No, io ho deciso credo, veramente di fermarmi perché non ho nessun senso di protagonismo. Teatro mi piace, l'ho desiderato da sempre di farlo, ma ci sono delle cose molto, ma molto più importanti. Le persone che ti stanno vicine, le persone che ami, quelle che ti amano. Quindi per me il virus del palcoscenico non è mai esistito. Prima le persone che ho intorno e poi ovviamente il teatro.
Però le posso dire che non ci levi il piacere di venirla a vedere a teatro. Ehi, è molto per carina, grazie. Per quelli che non l'hanno mai vista, insomma, è una cosa importante. No, se poi, per noi pubblico. Se poi pensa che quando ero ragazzo recitavo da solo. Sì, mi prendevo un cuscino, ma lo mettevo fra le ginocchia. Mi cantavo una musica del Cavaliere Solitario e mi raccontavo tutte le mie storie. Quindi, insomma, ho desiderato proprio. Ma poi a un certo punto ho detto... No, io no. No, lei è nata per il teatro proprio, lei si realizza in teatro. No, io voglio seguitare a lavorare finché mi è possibile, assolutamente. Sì, sì. Vi posso ringraziare davvero di cuore di essere stati qui con noi, di averci regalato questi momenti insieme, grazie. Che sono stati bellissimi, anche questi ultimi, diciamo, auspici e volontà per il futuro. Grazie davvero, grazie. Vi verremo allora a vedere al Teatro Nino Manfredi a Ostia, Gin Game. Grazie davvero. Sai che ogni volta che dici il Teatro Nino Manfredi mi ho come un tuffo al cuore, perché... Manfredi per me è stato come un fratello maggiore che io avevo e che è tragicamente scomparso all'epoca, insomma, della fine della guerra. E sentire il teatro Nino Manfredi era diventato il mio fratello maggiore, il mio punto d'appoggio. Mi diceva, prova con quello, secondo me ci sta, ma la devi guardare in un certo modo. Ma come, dicevo io, ma non te lo posso insegnare, insomma. Però è stato veramente una persona... molto importante per me. E beh, anche per la cittadinanza, visto che poi ha avuto il teatro intestato. Grazie davvero.